Qualche topo? Topo, topo. Sì, il topo topo era già scappato. Magari è scappato dall'altra parte. Vabbè, andiamo a vedere questo 5. Se questo mi sa che è malmesso. È brutto. Vediamo che ci sono altre scale. E questo è malmesso. Qua è fresco, mamma mia, ma mi sa che erano le camere, perché hanno i balconcini, poi là dietro c'è un'altra struttura ancora. No, sì, davvero, guarda. Ah, qua ci sono le scale che escono. Allora bisogna girare di lì. Ci sono le scale che escono, sono qua. Oh, è pieno di cessi e lavandini. È pieno di cessi e lavandini. Ah, quindi ci bagni qua. Occhio qua ragazzi. Ah, qua è collegata, perché lì poi di lì colleghi all'altra. Sì. Sì. Ma qua è pieno di, infatti mi sa che. Un sacco, per me erano camere qui. No, no, niente, non si esce qua, mi sa che hanno murato. Perché l'hanno murato qua. E qua non si esce, lì è tutto murato. Tutto murato. Qua sembrano tutti i bagni, camerette. Sì. Camere molto piccole. Così, cosa vuoi? Eccolo qua. No. Ah, beh. Ecco, va. Se venivamo di qua c'erano gli scalini, io non li vedevo. Credevo che andava nel vuoto. Questa è un'altra struttura, va. C'è scalini anche lì. Un'altra struttura. Ah, va, fanculo. Maledetti. Allora, possiamo entrare da qui. Qua c'è un cancello. Se no. Ma era fatto benissimo. Oh, oh, guarda, guarda il letto castello. Letto castello. Tre letti. Va. Tre, uno, due, tre. Questo è il reparto bambini, te lo dico io. Sì. Questo è il reparto bambini. Vediamo se troviamo qualcosa di scritto. Guarda, c'è anche il sotterraneo. Qua. Guarda qua. Ma. Qua c'è un volto. Vedete? Lì, quello che abbiamo visto di là è un altro sterilizzatore piccolino. Qui ci sono ancora letti a castello. Qui c'è un altro sterilizzatore che è quello che si vedeva di là. Occhio, eh? Occhio sul soffitto. Sì. Bruttissimo. Caldaia. La caldaia. Qua. Questo è interessante. Altri letti. Ragazzi, di qua ce n'è un'altra. No. Sì.
Ah, no, continua. Quella lì continuava così. Fa a U, vedi? Fa a U, però di qua non si può passare. Per me, sì, questo era il reparto bambini, sono tutti piccolini. Ma no, ragazzi, però qua i letti hanno le catene. Le catene. Sì. Infatti. I letti hanno le catene. Scusate, ragazzi. Letti con le catene. Questo era il reparto bambini, i letti sono molto piccoli, sono tutti a castello, a tre. Questo. Le catene. Erano i letti. Ah sì, sono piccoli. Le catene. Fagli due foto. Bestiale. Secondo voi sotto cosa c'era? Non lo so, anche qua sopra c'era dei sotterranei. Sotto ogni balconcino c'è un buco. Uscite se non ce la fate. Ma sono profondo. Qui che cazzo no. C'è? Profondissimo qua. Non riesco a capire. Qui è profondissimo, lì è in piano, vedi? Si riesce a capire che cazzo era. Guarda, c'è anche una scala qua. Che va su su. Che cazzo c'era? Che facevano? Di solito. No, beh, non è neanche profondo. Non è neanche profondo, però. Boh. O era sollevato così per l'umidità. Lasciavano, non avevano fatto quelle robe così per l'umidità, perché si capisce cosa sia. Non sono chiusi né niente. Vedi. Madonna, fanno tutto sotto delle. Alcuni sono profondi, No, gli altri sono, fanno tutto il sotto delle palazze. No, infatti, non era per l'umidità. Sì, probabilmente era per distaccare. Per non avere i pavimenti attaccati sulla terra, sul terreno e far ritenere sull'umidità. Guarda che sia anche una specie di isolazione. Non l'ho fatto proprio per distaccare. Ma la struttura. C'è una struttura o qualcosa in mezzo a un... C'è un cancello. C'è un cancello. Sì. Qua. Adesso potrà uscire anche da qui. Sì, possiamo uscire anche di qua. Uscire anche di qua, mo che è più tranquillo. Non si sta rifatto tutto dentro. Siamo sicuri? Sì. Sì, c'è un cancello. Mi chiama le stanze. C'è anche un materasso. Mezzo materasso. Poi va, tutti con i cancellettini piccoli. Da bimbi. Ragione. Un'altra faccia. C'è il cancello. Chiuso. Qui c'erano le scale. Siamo in fondo, dobbiamo tornare verso di là. Siamo entrati davanti a un altro cancello. Questo era fatto dai bambini. Sì, qua sotto non si respira. Ma guardate, cioè, ma devi sempre avanti, avanti. Veramente, grazie. Ma sono incredibili. Guarda qua, roba.
da qua il pensiero. Da qua. Sì, la linea sopra. Andare su ancora dritta. Dritta, dritta di qua e devi costeggiare. Qualcuno sta fumando? No, no. C'è fumo. Vedete? Ma c'è del fumo. Vedete? No. No. Ma era passato davanti alla fila. Non illuminarla? No, no, non c'è. Da dove vai, vai, no, da qua, di giù. Qua. Sembra la gente in casa. Sono che grigli. Oh mamma, mi sembrava un terra creato. Oh. Eccoli, sono loro. Dove dove ti pare, dove bene. Mettiamo solo una torcia. Se no non vedi i movimenti delle quantità. Sì? La metto, questa è una bella potenza. Troppo? No. Fa male. Almeno si vede bene. E devi tenere una spalzata sull'altra, non si fanno incrociano. Ok. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno, batta un colpo. Chi è vieta? Uccelli. Poi, non uccelli fuori. Questo non dice. Vuoi che facciamo le bacchette allora? Sì, Se vogliono parlare con me? No, no. Io devono parlare con te, io stesso sono colto. Io no? Mi hanno prosciugato prima. C'è qualcuno qua con noi? Sappiamo che un dottore si è tolto la vita qua, lanciandosi dal campanile. Ok.
dicevamo che qui si è suicidato un dottore? Sì. Tu sei, sai qualcosa, se si incrocia, se no la... Grazie. Quindi è qui anche lui in questo momento, se si allarga, se non incrocia. E poi a voi di tenerla in borsa. Allora, abbiamo detto se, sia, se c'è qui anche lui, incrocia, se no allarga. C'è anche lui. Okay. Ma lui era un dottore onesto o era un dottore cattivo? Se era un dottore cattivo, allarga. Se invece era un bravo medico, incrocia. Ok? Quindi non è quello che dicevano, faceva gli esperimenti. Se faceva gli esperimenti a larga, se ne incrocia. No. C'era un dottore che faceva gli esperimenti? Se sì, a larga, se ne incrocia. Noi per esperimenti intendiamo che faceva la lobotomia alle persone e che le torturava a livello psichiatrico. Se si incrocia, se non larga. C'era. Ed è lui il medico che si è ucciso nel campanile? Se sì, allarga, se non incrocia. Prima ci hai detto di no. Prima ha detto di no, adesso dice di sì. Insomma, tu chi sei? Un uomo o una donna? Se sei una donna, allarga, se no incrocia. Un uomo. Sei un medico, anche te? Se sì, allarga, se no incrocia. Sì. Ma sei morto qui? Se sì, incrocia, se no allarga. Riesci a toccare il pupazzo? Sei sepolto lì? Se sì, incrocia. Se no, allarga. Allarga. No, non è sepolto lì. Sei morto. Sei morto lì? Se sì, incrocia. Quindi non ti sei lanciato dal campanile. Se sì, allarga. Se no, incrocia. Ma c'è stato un medico che si è lanciato dal campanile? Magari un altro. Se sì, allarga, se no, incrocia. Quindi questo medico si è lanciato dal campanile e poi è morto un po' più là? Se sì, allarga, se no incrocia. Se non c'è. Tu è morto? È lì morto, sì. È morto proprio lì. E quindi cosa ci stai? Quindi tu lo conoscevi questo medico? O era un medico di un'altra epoca? Se lo conoscevi incrocia, se no allarga.
No? Ah, ma adesso come anime vi incontrate? Se si incrocia, se non larga? E siete qui tutti e due, se si allarga, se non incrocia. E lui può venire a rispondere alle bacchette, se si incrocia, se non allarga. Non lo sai. Non può rispondere. Acceso. Dice che non può rispondere alle bacchette. Però okay. Si sta accendendo il K2, eh? Adesso sì. Tu sei? Ah. Mi piaci tu dove sei? È stato fermo fino adesso, se non stavo. Sì. Oltre al K2 c'è anche un pupazzo lì vicino. Se ti avvicini lo fai suonare. Sei un dottore? Sì, ho capito che eri un dottore. Curavi i bambini o gli adulti? Se curavi i bambini in croce, se curavi gli adulti all'altro. Ok, se eri un medico dei bambini, sicuramente sai che cos'è. Pupazzo. Il pupazzo no, non è un qualcosa di brutto, non ti fa niente, eh? Lo puoi toccare. Se lo tocchi, l'unica cosa che fa è accendersi per farci capire a noi che si è fatto noi. Ma non può fare altro. Come il K2, l'hai fatto brillare prima il K2, che è quello strumento con la lucina verde. Sei stato tu a far accendere la lucina dello strumento, se si allarga se ne incrocia. No, non è stato lui. Quindi c'è qualcun altro qui oltre a te, se si allarga se ne incrocia. Ci sono più di 5 anime qua dentro, se sì allarga, se no incrocia. No. C'è il dottore che si è ucciso insieme a noi? Interetto. Cioè, ma ecco, allora rifacciamo la domanda, c'è il dottore che si è ucciso, se si allarga se ne incrocia. Cioè, okay. Era lui che faceva brillare il K2? Se si incrocia. Perché ha detto che non siamo, riusciamo a muovere le bacchette, però se c'è il K2 magari... Okay. Cioè, è lì adesso. Indicaci i vari punti dove siete in questo momento. Uno, l'altro dov'è? Due. Qui. L'altro? Tre. C'è qualcun altro ancora? Quattro. Cinque. No, ho tornato dritto. Quindi siete in quattro. Se si incrocia, se non allarga. Siete in quattro. Qui siamo accerchiati. Allora, lì. Senza. Noi siamo in quattro. Anche voi siete in quattro. Se si allarga. Anche loro. Cosa, possiamo fare qualcosa per aiutarli ad andare oltre? Se si allarga, se non incrocia. Cosa? Quindi, se gli bruciassi... Noi abbiamo le candele? Io ho... dell'incenso di chiesa. Dell'incenso? Potrebbe aiutarli se si incrocia, se non allarga? Lo bruciamo in questo locale, eh? Va bene? Se si allarga, se non incrocia. Ok, allora a questo punto vi ringraziamo.
la prima volta lo vedo perché è lungo. Il carboncino, avevamo visto anche quelle lì. No, non il carboncino, questo è un centro vero. Ciao a tutti, allora grazie a Nadia e Giuseppe per essere qui e anche Edoardo. È stata un'indagine bella tosta, io dopo una settimana ho fatto fatica a riprendermi. E raccontaci un po', Nadia, te invece come ti sei sentita questa volta, visto che te non è la prima volta. Poveglia. Poveglia si presenta in maniera diversa ogni volta che si va là. E dunque, però, questa volta proprio mi sono sentita molto svuotata di energia, ma proprio tanto, tanto, tanto. Dunque, sebbene comunque contenta perché non è, diciamo, era come un'incognita, perché tre gruppi che fanno rilevamenti del paranormale e lavorano magari in maniera differente l'uno dall'altro, dunque non è facile, era un po' un gioco d'azzardo, un terno al lotto, diciamo così, su un'isola poi che ha una energia particolare, una storia particolare, e invece è venuto fuori, secondo me, una meraviglia di collaborazione con questi gruppi, questi tre gruppi che veramente hanno lavorato in simbiosi e bene, anche se ben tutti provati, perché poi ho sentito anche l'Irene, il marito. No, io sono rimasta contentissima sicuramente, ho detto appunto a Giuseppe che noi dovremmo tornarci perché mi manca quel pezzo che voi avete fatto e che noi non siamo riusciti a trovare, e dunque sto pensando di tornare insomma prima magari del freddo, ecco, perché poi col freddo diventa veramente disagevole, però è un posto che, come tutti i posti dove si vanno a fare i rilevamenti paranormali, del mondo dell'invisibile, come lo chiamo io, tu puoi andare per anni nello stesso posto e ogni volta si manifesta in maniera diversa. Dipende dal giorno, dipende da tante cose. Non siamo noi a programmare, a dire vado a fare l'indagine lì e sono sicura che viene fuori. Può essere, e infatti io ho detto dall'altra volta che sono stata, per me era una poveglia, una falsa dormiente, cioè della serie che non hanno lavorato tanto, non hanno risposto tanto di strumentazione, ma quanto hanno veramente carpito l'energia che gli girava intorno, secondo me. E dunque i riscontri ci sono stati, per l'amor di Dio, e anche tanti. Noi, quei ragazzi, appunto Irene, Giulio, abbiamo trovato un luogo abbastanza insolito, perché abbiamo trovato proprio il reparto proprio infantile. Abbiamo visto i letti piccoli, a castello anche a tre letti, quindi è stato un posto che ci ha abbastanza spolpato. Infatti io lì proprio non siamo, noi siamo andati in giro dopo un po' la stanchezza, perché quando fai parecchie ore su una struttura del genere già a livello energia ti stanchi, poi l'orario, poi un po' tutto, e noi abbiamo vagato nella boscaglia, ma sinceramente eravamo a un punto cieco, sembrava che girassimo intorno e non riuscivamo a trovare questo posto. Energia su quell'isola là c'è dappertutto. Siamo riusciti comunque a trovare appunto quei padiglioni, abbiamo trovato anche un letto con le catene. Perché mi sto rendendo conto che la telecamera non ha funzionato sempre. Abbiamo avuto molti problemi con la telecamera. Ma anche la nostra. Cioè, anche la nostra. Senza motivo, alcuni video che pensavo di avere non ce li ho, sono interrotti, nessuno l'ha fermata. Eppure se non ha ripreso la seconda videocamera che dopo ho lasciato quando eravamo in giro, a un certo punto l'ultimo video l'ho scaricato praticamente dalla scheda, dalla SD, però mi dice che è vuoto. Allora, a sensazioni
Sicuramente è stata bella forte come esperienza, ma proprio, cioè, allora, anche non solo quando succedevano cose, ma anche solo il camminare in quel posto, sei pervaso dall'energia, come ho sempre detto. Sono pochi i posti dove tu, da quando arrivi a quando te ne vai, ti senti osservato sempre. Domande e quant'altro rispondevano. Si sono fatti anche vedere un paio di volte. Una volta l'ho visti io, una volta li ho visti Giuseppe, se non mi sbaglio, quando abbiamo visto quella specie di saetta passare in fondo al corridoio. Calcolate che io quando c'erano Irene e Giulio con voi, mi hanno mandato i video, però non so perché solamente due me li fa caricare, gli altri no. Cioè, due sì, quelli dove eravate praticamente, che c'è Irene insieme a Giancarlo, che sono lì con il capodue in mano, che facevano domande con l'Xbox, riesco a vederli, me li fa caricare. Gli altri me li apre se non vado sul programma per editare. Sul programma per editare mi dà errore se provo a caricarli su. Dal momento che scendi e metti il piede diciamo nel molo piccolino, già si sprigiona lì, perché l'isola comunque tanti pensano, dicono leggenda, però chi è nato a Venezia e chi è cresciuto a Venezia sa che non è una leggenda, che è una storia vera, che gli appestati andavano a finire lì a morire, e dunque l'isola è fatta di ossa, è fatta di morti, di sofferenza.